Operai clandestini sfruttati, impiegati in un capannone in pessime condizioni igieniche e sanitarie e ospitati in un dormitorio fatiscente. Questo ciò che hanno trovato i carabinieri di Poggio a Caiano, che oggi, al termine di un controllo interforze, hanno arrestato un imprenditore cinese di 55 anni e sospeso l'attività. Il controllo ha interessato una tintoria situata in Via dell'Ombra. L'uomo deve rispondere di impiego della manodopera clandestina e di mancata adozione degli obbligatori protocolli aziendali utili a contenere la diffusione del coronavirus. Due gli operai trovati al lavoro, entrambi cinesi e senza permesso di soggiorno, ed entrambi perciò denunciati per immigrazione clandestina. Per tutti e due, dopo gli ulteriori accertamenti, sarà avviato l'iter per l'espulsione dal territorio italiano. Al controllo hanno partecipato, ognuno per la propria competenza, anche gli agenti della Polizia Municipale, i tecnici dell'ASL, i carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro e i carabinieri forestali. Le verifiche hanno prodotto una sanzione di 10.000 euro, mentre sono in corso indagini sui formulari e sul registro di carico e scarico dei rifiuti per valutare eventuali contestazioni relative allo smaltimento dei rifiuti speciali e in particolare degli scarti di lavorazione. Altri illeciti saranno contestati dalla ASL relativamente alle precarie condizioni igienico-sanitarie e al rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.